Classificato, podio basso per il numero 42, Vincenzo Romeo. Nei posti che contano c'è sempre un Romeo, signori. Permettetemi questo Romeo and Family, eccoli lì. Podio di mezzo, seconda piazza per il pilota più timido d'Italia, isole comprese, il numero 44, Luigi Molinetti. Con la lancia in mano gli passa la paura, ma sul palco diventa un bimbo. Complimenti a Luigi, oggi è andato davvero bene, scuderia Aspromonte. È un abitué dei piani alti, è un abitué delle corone d'alloro, è un abitué delle vittorie e ha un seguito di tifosi che forse neanche Simone Fagioli. Vince la classe RS 1006, numero 41, lo dico con la rincorsa, Rocco Porcaro. Porcaro e family, signori, qui meno di 30 persone al seguito non ci mettiamo neanche. E c'è il compleanno anche del bimbo che fa 10 anni, andiamo a festeggiare il bimbo. Mi hanno minacciato di morte, nel caso mi fossi dimenticato mi avrebbero fatto la bicicletta a cubetti col flessibile, quindi ho dovuto obbedire. Signori, grazie di essere stato con noi. Grazie.